su un giornale l'onorevole Luigi Di Maio ha chiesto scusa al sindaco di Lodi che è stato messo in galera, che è stato massacrato dai 5 Stelle 5 anni fa, da tanti organi di informazione, gli hanno rovinato la vita, dopo 5 anni è risultato innocente. Abbiamo alle spalle anni di barbarie. Si sono divertiti tutti i frustrati di questo paese. Quanti ne abbiamo trovati anche nel mondo dell'informazione, com'era bello aggredire chi aveva una responsabilità pubblica. È diventato per 10 anni lo sport più diffuso in Italia, fino ad arrivare al punto, qualcuno di noi lo aveva detto 6 anni fa, che continuando così non ci sarebbe stata più nessuna persona per bene disponibile ad assumersi responsabilità pubbliche, a candidarsi. Continuando così avremmo avuto nelle istituzioni soltanto o delinquenti o ignavi, persone che non si assumono mai la responsabilità di decidere. Ci siamo arrivati. Bene, apprezzo quello che ha detto Di Maio. Apprezzo il fatto che abbia chiesto scusa. Solo pongo 2 problemi. Il primo, ci volevano 10 anni per capire cose che ogni persona di buon senso poteva capire tranquillamente. Ci volevano 10 anni per capire che un cittadino va rispettato fino a sentenza definitiva. 10 anni per capire che nessuno ha il diritto di massacrare una famiglia, una persona, per divertirsi, per fare speculazione politica, per fare sciacallaggio. Vi ricordate la lista degli impresentabili 6 anni fa? Che vergogna! Che vergogna! Che ne è stato degli impresentabili? Vi ricordate un ministro donna costretta alle dimissioni per una vicenda che riguardava l'ENI, massacrata nella sua vita privata con i giornali che pubblicavano intercettazioni che non c'entravano niente, a parte che non dovrebbe pubblicarsi nulla, diciamo, di riservato negli atti giudiziari, ma si scendeva nei particolari della vita familiare. Che vergogna, la barbarie in questo paese. Ci voleva tanto per capirlo, ci voleva tanto per capire che la Costituzione va rispettata sempre quando dice che un cittadino è una persona per bene fino a sentenza definitiva. Ci voleva tanto a capire che uno vale uno è una imbecillità, perché sul piano della dignità personale ognuno è uguale a un altro, ma sul piano delle responsabilità e delle competenze è un'idiozia. Io non ho le competenze non di un ingegnere nucleare o di un cardiochirurgo, ma non ho le competenze di un falegname, di un elettrauto, di un artigiano qualunque, perché nella vita occorre professionalità anche per le piccole cose, esperienza, perfino nella manualità occorre un'esperienza. Ci voleva tanto per dire che i 2 mandati, la casta, quante imbecillità abbiamo dovuto ascoltare. Il secondo problema interrogativo che pongo a Di Maio, va bene, è stato comunque un atto di onestà chiedere scusa, ma poi bisogna essere conseguenti, perché se poi sulla prescrizione assumete posizioni demagogiche e incivili, e beh, vuol dire che continuate a scherzare. Che significa banalizziamo e semplifichiamo il discorso, eliminiamo la prescrizione? Come la prescrizione? Cioè tu vuoi far pagare a un cittadino i ritardi dello Stato, cioè del sistema giudiziario.
cioè io cittadino, rimango con la mia vita sospesa per pagare i ritardi dello Stato. Ma state bene con il cervello o avete delle turbe? Allora il diritto serve innanzitutto a tutelare la libertà e la dignità dei cittadini, non a fare politica politicante o a far finta di essere per la giustizia sulla pelle, sul massacro di vita dei cittadini. Allora, io credo che l'Italia sia nella fase nella quale può riflettere su questi 10 anni che abbiamo alle spalle, su quanti elementi di imbarbarimento, di demagogia, di stupidità, di frustrazioni scaricate sugli altri abbiamo dovuto conoscere. E sul tema della giustizia, per quello che mi riguarda, c'è una responsabilità immensa dei 5 Stelle e di chi ha strumentalizzato questi temi